quindi è lì, deve crescere. Allora c'è un messaggio per Piazzolla dalla Svizzera, da Sandro, il nostro amico Sandro, che dice: tifosi del Toro non si diventa, si nasce. E poi dite al signor Piazzolla che l'Udinese perde. Oh, sì, che l'abbiamo detto, l'Udinese sta perdendo, tu dirai chi se ne frega, ma noi te l'abbiamo detto lo stesso. Andiamo a vedere la prossima grafica, perché ma neanche un top e un flop? Non ce n'è? No, per il momento no. Cosa si porta Silvia dietro? Delle robe senza senso, cioè voi vi rendete conto? Silvia, giornali, che cos'è che farci vedere? Giuria, sì. Il più bello d'Italia? Non so, delle robe. Di cosa parliamo? Parliamo di un concorso di bellezza maschile. Ne parli tu o ne parla Lino? Che, di cui vi parlerà adesso Lino Bongiovanni. Grazie. Il concorso che è giunto, mi pare, all'ottava o alla nona edizione, il secondo anno che viene fatto a Torino. L'anno scorso è stato fatto a Torino l'ultimo giorno delle celebrazioni dei 150 anni. E sono ritornati a Torino al Teatro Nuovo perché insomma c'è stato molto entusiasmo lo scorso anno, poi soprattutto perché viene abbinato non soltanto il concorso di bellezza, però a questi ragazzi finalisti che sono 70-80 abbiamo proposto degli stage di recitazione e di danza, proprio per capire anche per vedere, ci sono i nostri professori che vogliono vedere anche le loro attitudini, che non siano solo fisiche, ma anche un tantino di intellettuali. Beh, non male. Insomma, non solo muscoli. Domenica, infatti l'anno scorso qualcuno che era in giuria ha detto tanti muscoli, ma poco cervello. Domenica domenica pomeriggio. Invece, domenica pomeriggio alle 15. Senti, 15. Ma Meggiorini possiamo spedirlo lì? Domenica pomeriggio alle 15, non lo possiamo scrivere in urgenza. Ecco, sì. Perché potrebbe mettiamo, come outsider, lo, no? Così lo mettiamo, almeno... Sì, che venga come ospite, così almeno non ce l'abbiamo neanche in Silvia nella giuria lo vota, Ah, sicuro? C'è Silvia nella giuria? No, sono nelle Langhe domenica. Io so, è per il bello d'Italia. Ma chi l'ha preso? E Ventura l'ha preso. Allora. Che dobbiamo fare? Vengono tutti... Meno male che non hanno portato Mattarrese anche qui, perché mancava solo che compravano il presidente del bar. E magari, insomma, perché c'è e due ne facevano a gennaio, non si può mica dire. Abbiamo un amico al telefono, lo sentiamo? Pronto? Volentieri. Mi spiace, ma sono un'amica, buonasera. Ancora meglio, se mi permette, buonasera. Come si chiama? Buonasera, sono una tifosissima del Toro, vi faccio i miei complimenti, vi auguro una buona serata a tutti. Come si chiama? Mi chiamo Pina e telefono da Alba. Ci dica tutto, Pina. Io più che essere una tifosa amo il Toro, perché il Toro si ama, non si tifa. E questa è una frecciata a Piazzolla. E poi, no, la verità. E poi io ho telefonato per salutare tutti voi, e non è la prima volta che parlo con voi, ma soprattutto voglio fare un salutissimo carissimo alla bellissima Silvia. Grazie. Che io Silvia, domenica adoro, sono proprio da te, ad Alba. Sì, no, ho sentito che sei nelle Langhe, dove vai? Vado in un paese che si chiama Mango. Oh, bello, sì. No, è più bello Neive, che il paese di mio papà, ma io vado a Mango. E poi vengo ad Alba. Brava, c'è la fiera del tartufo. Esatto. Comunque sei bravissima anche nel grazie. Ti seguo tantissimo. Grazie, Pina, ti ringrazio. Vogliamo dire un top e un flop subito? Dimmi. Chi vogliamo mettere nei top e chi vogliamo mettere nei flop? Chi ti piace di più del Toro? Bianchi. Ok, chi non ti piace, ma anche qua in trasmissione, fai tu. Nessuno, siete tutti simpatici. Ma guarda bene. Al primo posto ci sei tu, Silvia. Grazie. Allora mettiamo anche Silvia nei top. Poi ci mettiamo pure un professore, va? Grazie. Ma chi invece mandiamo giù? Visto che parlo sempre bene del Toro, mettiamocelo. Ecco, grazie. E giù chi mandiamo? Speciale. Chi mandiamo giù? Nessuno. Guarda bene! No, nessuno, dai, perché bisogna farsi torti? Siete tutti simpaticissimi. Grazie, Pina, continua a seguirci. Grazie, Pina, ma ciao. Sempre, ma poi io leggo tantissimo tutti i libri del Toro, non me ne sfuggi uno. Troppo carino. Mi ha fatto veramente piacere la settimana scorsa che avete ricordato tantissimo Morosini. Gigi Morone, chiedo scusa, Gigi, anche certo. Gigi, veramente anche è stato bellissimo. Anche Morosini, hai fatto bene a dirlo, Morosini, soprattutto dopo quello che è successo l'altra quello settimana. Quello che è successo domenica, sì, veramente. Comunque, ha fatto veramente piacere, perché io ho letto anche il libro di Morosini, e secondo Morosini, che riposi in pace anche lui, per carità. Benissimo, grazie ancora e buona serata.
Un abbraccio a tutti voi, Silvia, ciao. Ti adoro, sei speciale. Benissimo, grazie. Grazie. Silvia, cosa hai scritto? Non riesco a leggere. Cosa ha scritto? Andiamo di toro pizza, adesso. Pizza balla. Si inventa balla. Perché io volevo si inventa i voti. Il flow. Adesso è capace di mandarci un messaggio apposta. E per... fa la giornalista. Poi la gente se la prende con i giornalisti. Vabbè, che inventano le notizie. Normale. Possiamo parlare con questi popò di esperti. Dai, parliamo. A proposito, chi è che mi dice quando torno a Bonna? Eh beh, consultiamo una maga, guardiamo i tarocchi, non so, vediamo i fondi tu del caffè. Tu sei speciale però, chi adesso lo dovevi dire. Giorbonna, vabbè. Non dovevo no, dirlo. No, posso sapere che speranze lui abbiamo contro il Parma. Lui ti fa le battute, tu te la prendi con me? Io su Angelo, io su Angelo mi auguro che lo curino bene. Se torna fra un mese deve essere guarito, se non è guarito torni fra 2, 3, 4, 5 quando è guarito. Questo è un capitale della società sul quale si fa affidamento per il futuro o eventualmente per una cessione. Ed è un capitale come un giocatore, quindi come uomo ha diritto di guarire bene, di fare la sua carriera. Ecco, ma e quindi io mi auguro che torni quando sta. Al dirigente io chiedo, quando ti sei trovato o ti dovessi trovare in una situazione di questo tipo, come ti comporti nei confronti del giocatore e evidentemente nei confronti della piazza e della squadra? Sì. Ma no, abbiamo avuto dei problemi, il professore ha detto una cosa santa, proprio giusta, perché il giocatore deve guarire, perché se poi ha le ricadute, poi tutta la stagione sta fuori, quindi adesso non so cosa, però l'hanno portato lì a visitare, spero che non abbia una pubalgia, però non so cosa abbia. Ecco. Però tutto questo, comunque il professore è già stato ampiamente chiaro, è così, il giocatore deve entrare, anche perché Ventura ha creato un buon gruppo, che sono giocatori che ha avuto lui la maggior parte, per cui diciamo è chiaro, il sostituto di Ogbonna si comporta egregiamente, perché c'è il gruppo, perché il portiere dietro dà una certa tranquillità anche ai difensori, perché è un grande portiere, per cui il difensore quando si sente tranquillo che è un grande portiere da tutto se stessa, non gioca con la paura, no? Che strano, stasera quindi, siete d'accordo su tutto. Quindi, ma io non ho ancora parlato. Quindi non si vince, non vince un giocatore una partita, vincono o perdono in 11. E quindi è detto tutto. Speriamo che non ha niente di grave e che rientri il presto possibile. Posso sapere una cosa dal grande esperto, ma volevo sapere, secondo te, come mai il Milan si trova in questa situazione in cui si sta trovando adesso? Perché secondo me sono stati tolti due fortissimi giocatori, che non sono stati rimpiazzati con altrettanti fenomeni. Intanto c'è un'anarchia detto dai giocatori che sono andati via nello spogliatoio, chi arrivava, chi usciva e tutto. E poi sarebbe ora di cambiare i dirigenti, perché sono da rottamare, ma da rottamare proprio. Quindi Galliani e via Arterio. Secondo me è responsabile lui, perché cioè non è che è responsabile il giocatore, lui fa tutto, lui compra, lui vende, lui decide i giocatori, lui tutto, quindi è ora forse che invece di andare sempre a Rio de Janeiro si dia un po' da fare a prendere giocatori non solo brasiliani, invece di stare 2 mesi a Rio de Janeiro a Capodanno, quindi secondo me è da rottamare la dirigenza. Vabbè. Allora, arriva il Parma, io direi prima della pubblicità potremmo andare a vedere come è finito uno degli ultimi Torino-Parma. Così, come dire, richiamiamo alla mente anche un giocatore che è nel cuore di tanti tifosi del Toro come Gasbarroni. me lo ricordo quel match. Te lo ricordi, ha fatto due punizioni clamorose. Due gol, come è finita quella partita? 4-4, bravissimo. Andiamo a vederlo insieme come è finita quella partita, come è andata. Era il 20. Rilancio di Pisano a cercare Stellone, attenzione perché la posizione questa volta è irregolare di Stellone che è davanti a Bucci, ancora Stellone prova e il Torino in vantaggio, 11° del primo tempo con Stellone. Mariga, la percussione di Mariga, lo chiude Natali, poi alla fine ancora Mariga che recupera, può toccare all'indietro Gasbarroni, prova Gasbarroni, il pareggio del Parma, 29° del primo tempo, Gasbarroni è andato a pareggiare per il Parma. Gasbarroni per la punizione e il Parma in vantaggio, 32° del primo tempo, la doppietta di Gasbarroni che ha trovato l'angolino proprio sotto la traversa, nulla da fare per Sereni. Punto, pallone nel mucchio,
con Morrone che prova dalla distanza ed è un grandissimo gol di Morrone. 42esimo del secondo tempo, addirittura 3-1 con un gol meraviglioso di Morrone. Adesso Budan davanti a Sereni, Sereni il miracolo, il pallone che si impenna, ma la palla entra in rete. 4-1 Parma con il gol di Budan in 12 minuti. Rosina dentro e Natali realizza il gol del 2-4 facendosi perdonare l'errore precedente. Corre il primo quarto d'ora del secondo tempo, il lancio per Pisano, in area di rigore, Pisano si volta, Sereni, Mariga, c'è in mezzo Pisano, sale anche Zenoni, Mariga prova, il palo! Adesso dalla bandierina naturalmente Recoba con il suo sinistro e c'è il gol di Stallone, il 3-4 con Stallone che a metà del secondo tempo riapre la partita. Stellone, spinta di Michele, il suo pallonetto e la palla in rete, 37esimo del secondo tempo, 4-4, gran gol di Michele, ma grande la spiccata di Stellone. Attenzione perché Comotto in posizione regolare, può andare al cross, pallone che parte in mezzo a Ventola, la traversa di Ventola. E l'arbitro dice che è abbastanza così, finisce il match, quindi non c'è nemmeno il recupero sul recupero, si abbracciano Morfeo e Diana, direi che l'immagine della partita bellissima, Torino 4, Parma 4. Era il 23 febbraio del 2008, vedremo come andrà domenica, ci fermiamo per la pubblicità, sono arrivati nel frattempo 40 messaggi tutti insieme, avevamo avuto un problemino prima, adesso poi smaltiremo e leggeremo. Fra poco! Came into my room.